Tutti sappiamo che l'acqua è un bene molto prezioso. Il nostro corpo è composto principalmente d'acqua e senza di essa non potremmo vivere. Sulla Terra la quantità di acqua, mari, fiumi, laghi, falde acquifere, nuvole e pioggia è costante, ma l'acqua pulita non è un bene inesauribile e la sua equa gestione a livello globale dovrebbe garantire a tutti la disponibilità dell'acqua necessaria. Purtroppo non tutti gli abitanti del nostro pianeta hanno l'acqua a cui avrebbero diritto. Ciascuno di noi quotidianamente consuma molta più acqua di quello che crede. Ad esempio, per preparare un'insalata non usiamo solo l'acqua che ci è servita per lavarla. Prima di arrivare nelle nostre mani, quell'ortaggio è stato coltivato, quindi per la sua produzione è servita altra acqua. A ben vedere, ogni nostra attività richiede un consumo di acqua e genera la cosiddetta impronta idrica. L'impronta idrica di un individuo, di una comunità o di un'azienda è il volume totale di acqua dolce utilizzata per produrre i beni e i servizi consumati da quell'individuo, comunità o impresa. I vestiti, i giocattoli, i telefoni cellulari, il cibo, tutto lascia un'impronta idrica, nella quale si rispecchia lo stile di vita di un paese. Un hamburger di 150 grammi, prodotto in Olanda, ha un'impronta idrica di 1000 litri. In molti altri paesi, come l'Italia, lascia un'impronta doppia. Secondo questo modello, ciascuno di noi divora mediamente 3500 litri d'acqua ogni giorno, più del 90% dei quali nascosto nel cibo. È acqua invisibile, impalpabile, ma fa sentire i suoi effetti perché fra tutte le nostre necessità, il cibo è il maggior responsabile di consumo idrico. Due fette di pane, ad esempio, hanno un'impronta idrica di 40 litri d'acqua. Un'arancia di circa 50 litri e una mela di 70. Un grande hamburger di soia da mezzo chilo ha un'impronta di circa 600 litri d'acqua, mentre quella di mezzo chilo di pollo è di 1100 litri. Persino l'acqua potabile ha una sua impronta idrica, quella di un solo bicchiere d'acqua corrisponde a ben 475 litri. Addirittura, in una bistecca da mezzo chilo, si nasconde un'impronta di oltre 6.000 litri, accumulatisi durante 3 anni di vita di un manzo che ha consumato cibo e acqua. Con le 6.000 bottiglie d'acqua da un litro che corrispondono a una sola bistecca da mezzo chilogrammo, potremmo costruire un muro largo 8 metri e alto 15. È come se ogni giorno venissero eretti milioni di enormi muri d'acqua virtuale, molti dei quali non dovrebbero neanche esistere. Sì, perché circa un terzo del cibo prodotto nei paesi più sviluppati viene sciupato o addirittura gettato via. Quanta acqua pura sprecata! Se ciascuno di noi sprecasse di meno e regolasse il proprio consumo di carne rossa, magari seguendo la dieta mediterranea, molta più acqua pura sarebbe disponibile e sarebbe più facile per ogni abitante della Terra disporne equamente.